angolo di Lugo. Colpi i palloncini, basta con le castagnole. Avanti, sempre più bello, sempre più di soddisfazione. Bravi, niente si salva, tutto si distrugge. Colpi i palloncini. Non spingete, signori, state su, i signori tiratori non devono essere spinti. Popolo di Lugo, dà il buon esempio. Colpi i palloncini. Basta con le castagnole. Colpi i palloncini. Colpi i palloncini. Avanti, signori. Colpire il filo, spezzare il filo che regge la bottiglia. Premi una bottiglia, Albana della ditta Ferretti. Spezzare il filo, sempre più difficile, signori. Popolo di Lugo, non spingere. Uè, tu spara qua, sulla. Cara! Basta così? Tre caricatori, 2000 lire. Grazie, signore. Colpire il palloncino, un solo colpo 10 lire. Popolo di Lugo, colpire i palloncini, signori. Colpire i palloncini. Un caricatore, signore. Un caricatore. Aspetta un po' che vado a vedere sto fenomeno. Pistolo carabinieri. Ma quello lì non mi conosce neppure. Ho finto, lo sai che se lo scopre la polizia la mettono dentro. Vi mandano i soldi, vi pregano, è tutto un trucco. Ve lo giuro, ragazzi, mi vengo male da rotolare in terra dal dolore, se non è vero. Ecco le castagnole per voi, signori. Che Dio la benedica. Vado a comprare un biglietto, 2, 3, 10. Ma che bisogno c'è di questa lotteria? Con 20 cardamil, quella lì fa dei salti? Mi sbagli che io ci ho provato. Da qui non si vede che è la testa. Venite avanti, ragazzi. Papà, va, va a vedere sta cannonata. Non ci avete qua. Guarda che sotto, ragazzi, sotto. Lo secondo hai vinto, dice, tu non mi piaci. Metti che vinca il bus. Perché sei troppo piccolino? Oh, e tu sei troppo stupido! Forza, spezzare il filo. Premi una bottiglia. Albana della ditta Ferretti. Avanti, popolo di Lugo. Un colpo 10 lire. Spezzare il filo. Premi una bottiglia. Albana della ditta Ferretti. Spezzare il filo, via. Falle a tua sorella. Non ce l'ho. Meglio per lei. Signori carabine libere, 5000 lire. Sei malla. E verifica, strummala, 4 caricatori a testa. E chi sta sapendo? Colpi i palloncini, avanti, sempre più bello, sempre più di soddisfazione, popolo di Lugo. Dove, via, via, è scappato un toro. Mamma mia, bella. Da che sto come mi guarda? Oh, il rosso, levati la camicetta. Oh, signora. Mamma mia. Oh, bravo, bravo. E ora? Forza! Al Genova! Resta così come sei, Joe! Stai tanto bene, vai! Gli spara, rimane, gli non spara.
va via. C'ho il 13, il 5, il 9. Il francese è salito sul ring molto intimorito. Sinora non ha badato che a proteggere il suo volto, allungando le braccia smisurate a protezione della sua figura. Se si potesse pagare rate un tanto al mese, io ne compro 20. A rate no, perché noi andiamo via. Ci siamo qua, domani là. È una spesa forte, due giornate di lavoro. Tacca. Cercando di passare sotto il sinistro lunghissimo dell'avversario. Ha messo comunque a segno un paio di ganci, che sono i colpi preferiti del ex campione dei Piuma. Comunque, porca miseria, se esse, fammi vincere, vado piedi nudi fino al santuario di San Luca. Beh, a che ora si riscuote? Subito, stanotte, quando chiudono i baracconi. Beh, che te ne pare? Non è dotato del pugno. Andiamo in società, 1500 lire ce li ho. No, no. Perché non ci vuoi stare? Non ci voglio stare perché sono sicuro di vincere. Buonasera. Buonasera. Non è perché ti vedi, ma dopo come si fa? Facciamo pari e dispari. Mettiti una mano sul cuore, Salvatore. Ma sì, Barca, canti così bene? Da qua, stendi in società. Che vuoi? Potrei starci, anch'io. Va a suonare le campane, va. Queste cose non sono per te, Sagrestan. Me la sono sognata stanotte. Andava a letto. Si stava tirando via la sottoveste. Ma dopo ce n'era un'altra. E io dicevo, e dai, tira via, tira via. Ma non finiva mai. Sempre sottoveste, sempre sottoveste. Ce ne avrà avute 20, 30. Sempre sottoveste. Principessa Teodolo è partita con il suo yacht per le isole Baleari, insieme a Rudy Crespi, a Giacinta di Belmonte, Maria Gonzales, la contessa Spataro, il marchese di Valle Paruta, il cavaliere del lavoro Orlandini, il duca e la duchessa di Ponte Semolo, Mine Totò di Regalis, Giotto Consuelo Barotti, Crisne Giulio di Monsant, il conte di Caprari, ah... Questo è pieno d'H, vedi? Già, ma tu tanto che ci capisci. Ma non è il B. No, è un H. E allora sono Turk. Nadine di Orsando, Pupa e Cleo Rovesti, Gigi De Pria, Tony Morgandis, Contessa di Solmi, Circa De Mac. E faranno ritorno entro la fine del mese prossimo. Duca Minimo. Ho fatto una fesseria a non imparare a leggere. Almeno avessi fatto la prima elementare. Se mettiti in un giorno scrivi il tuo nome. E poi? Adesso devo pensare a fare dei soldi. Mi voglio mettere da parte 6 milioni. 7. Faccio in mot e allora sono indipendente. Mi sposo quello che voglio io. Proprio come fanno quelle lì. Soldi, 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 tanti soldi. Lodati siano i soldi, i bene amati soldi. Perché? Goe! C'è tanti soldi, vi picco. Come vai, Maria? Che vuoi? Vedere. Comprei i biglietti, ma prima vedere. E beh, e mo m'avete visto. Facce da schiaffo. Dai, facci dare un'occhiata a una gamba. Disgraziato, ma che te lo metti a fanno come zio? Sta buono e terca a calmero, tragazzola. Ma parla italiano, ragazzola. Senti sta terona. Vedi Napoli, poi muori. Lievo tu cappiella quando parli Napola. Dai!
Piuttosto che andare con uno di quei due, chiedo la carità. Ti fanno passare la voglia di queste riffe. Vilma, questa è l'ultima, eh? Mannaggia sti soldi. Soldi, soldi, soldi. Ti voglio regalare una carrozzina per il bambino, tutta in seta rosa. Meglio che ci aiuti a pagare le tasse. Ma quelli com'è che ci hanno trovato? Non diamo mai l'indirizzo a nessuno. 10 anni di arretrati. Non ti devi buttare giù, fa male. Noi te li diamo indietro poco a poco. Se non ti fidi, ti intestiamo la carovana, il bersaglio, tutto. Prendi, spendi e spendi, non domandare da dove provengono. Meno male, se ne sono andate. Mannaggia, in questo paese uno non si può mettere neanche il vestito che vuole. Lo sai che notoro mi stava ingurnando? Madonna, se muori te siamo rovinati. Cicci. Mica deve nascere con la voglia dell'uva. Ho venduto adesso gli ultimi biglietti. A chi? A due. A quei due? Sì. Ma tu la gente la devi guardare in faccia. Mica sono tutti buoni per me, eh? Un po' di scelta ci vuole, tu ci devi pensare. Io gusto ce l'ho, ma poi sono mica una donna, cara mia. A te basta incassare, a un assassino venderesti pur di incassare. Cos'è che gli devo chiedere alla gente? Il certificato penale? Va, 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 per te va bene, pure quello che ha messo nel forno gli ebrei. Come si chiama, Vilma, come si chiama? Non mi ricordo, finisce con le N. Se uno di quei due vince, che facim, eh? Ci vai tu a letto con loro, io scappo, piglio un fugone fino a Napoli, caro mio. Ci siamo sempre comportati da persone per bene, continuiamo, Zoe. Ma sentilo come ragiona bene sulla pelle degli altri. Ah, io ti saluto, quello di Riccione mi ha offerto la direzione di tre bersagli, ti saluto, ciao. Dovresti essere riconoscente, l'idea ce l'ho avuta io. Dai, che lavori gratis, ti prendi pure la percentuale, ti prendi. Cosa credi che sia facile dar via i biglietti? Ho sudato tutta la mattina, sono prezzi alti. Ma che dici? Ti danno persino 1 milione a Roma, c'era sul giornale, domanda alla tua moglie. Ma là è la capitale, è un ambiente fine. Ma sentilo, proprio lui mi svaluta. Io ti saluto, ciao, ciao! Ma sei pazza, come facciamo coi soldi? Mi mettono in galera. Ma daglieli indietro, arrangiati, basta, basta! Zoe, sta qua, anima cara, non ci abbandonare. E pigliatela con lui, mica sono una schiava io. Io non voglio fare la fine di mia madre, poveretta. Io ti saluto, ciao. Mi senti male. Mi senti male. Uè. Uè. Vilmo. Vilmo, io sto scherzando, sto qui, non mi muovo. Mamma, piglia un po' d'acqua. Questa mi fa una borda. Vilma. Vilma, apri gli occhi, questa sorridi. Questa mi fa una borda. Ti compri il televisore, quello che vuoi, ma apri gli occhi. Sorridi, Vilma. Ci sequestrano tutto, tutto. Ci mettono i sigilli alla carovana. Sta buona, sta tranquilla. Ci hanno cresciuto anche il plateatico. E che è il tuo plateatico? Affitto di dove metti il bersaglio. 13.000 al metro lineare. Bevi, Vilma, bevi. Mettiamo a posto tutto. Ma non ti devi agitare. Sta creaturina non si deve spaventare. Senti qua che si muove. Si sente. Lo sento proprio. Ci sono ancora biglietti. Finiti. Allora sono 4.000 lire. Vabbè. Sigarica il quinto? Sì. Vabbè. Signorina, ecco, dai, schiava il biglietto. Come sta il toro? Signorina, ci viene a fare una gita? Sono di servizio. E allora stasera, quando è chiuso, andiamo a San Marino? Mi piacerebbe. E allora ci andiamo? No, no, stasera no. E perché? Perché c'ho da fare. Mo cosa? E perché te lo devo dire? E dai, dimmelo. Carica sta rivolta, l'amico te vuoi da perderme. Uè! Uè, se te ne vuoi andare, vattene! Ma io pago! E allora? Ha ragione, lui va! Ma senti quest'altro! Che devo stare qua, te ne trimoccolo? Oh!
Quando uno paga, ha diritto. Ma non finisce qua, eh? Poi vado a dirlo al sindaco che non c'è neanche più libertà di sparare. Ma guarda un po' che roba. Vuoi sparare? Ma dato, ma voglio ad un leader. Ma e spara. Solo sai che faccio una faccia da schiaffi così, sai, un po' di volte. Qui ce l'hai l'amico? Io. Beh, allora, Cuspetta! Ma dove sei? Che cosa fa? Monstro, monstro! Oh, ti sei dimenticato che devi suonare le campane, la processione? Abbiamo 70 biglietti su 90. Il gallo deve uscire da questo polaio. Oi, ragazzuoli, chi vince deve raccontare tutto agli altri. Tutto, tutto. Mi sono repubblicato. Tutto, tutto fino in fondo. Oi, ragazzuoli, ci siamo! Si vuole back, tacche. Questo è l'ora, tanto noi non ci interessa. Hanno attaccato il giro nostro. Quanto tempo ci mettono? Forza, Duke. Forza, ragazzo. Ma non aprisci la città che nome? Dai, Duke. Te non vorrei. Come sono lenti. Amo e Roma. Sto pomo, tu dici, ma come spalla. Forza, forza. Appena sul mattino si deve fare. Vedi come sono lenti? Mi stai di te. Sono proprio. Porca miseria. Non marciano. Io c'ho il 38. Ma boh, che due rode di Napoli. Parleremo questa cosa. Per noi pur cui ci interessano. E beh, per qualche dovuto. Primo estratto. 38! E chiudiamo questa porta qua! Adelmina, via Cuspat, che faccio meno fracasso con queste campane! Non sei proprio un disgraziato, tu, Ras, finirai male! Secondo estratto, 22! Avete letto il discorso di Crociola? Sì, prega! Prego, dottore. Di nuovo, ragazzi. Il lotto, reverendo. Ci vincete, ricordatevi del vostro curato. Scusa, devo andare. Ma stai ancora un po', dai. Ai, po'. Uè, che succede? Non so. Dove ti hanno colpito? Qua? Sì. Mannaggia. Disgraziato. Uè, a dove spa? Spara là, in alto. Allora non pago. Scusa. Ecco Napoli. Primo estratto, numero 68. Chi ha 68? 30.000 lire per il 68. 35.000. Liberté,
Aspetta, Uè, chi ha vinto? Uno, il 68. Chi è? Come? È un certo Formini, detto Cuspetto. Non è bello, ma è una brava persona, è di chiesa. Cici! Dove sta Evo? Dove sta la ragazza? Siete quelli delle tasse. Ma che tasse? Ecco, vedi, assomiglio più a mia madre che a mio padre. La bocca, la fronte. È bella come te. E poi ne ho delle altre. Tutto è regolare, signore. Il vincitore esiste. Nella persona del signor Formini, detto Cuspet. Cuspet? E se questo è? E se questo è? No! Vedi? Il naso. Il tuo è anche più fine. Ma guarda, vedi questa? È più bella, è più... non ti sembra, eh?